Cari amici di Made in Vino, buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Siamo qui con l'amico Fabrizio Magnani. Abbiamo per il vino di questo mese Buccicatino, Fattoria Buccicatino, Montepulciano d'Abruzzo, un vino del 2008 che fa 13,5 gradi. Allora Fabrizio, parliamo di questo vino. Beh, questo vino, diciamo, un vino che rispecchia completamente la tipicità del Montepulciano d'Abruzzo. Già a cominciare dal colore, perché vediamo che ha un rosso rubino molto intenso, sì, con riflessi violacei, bravissimo, okay. Per cui fa già capire di per sé dal colore che sarà ed è un vino molto strutturato. Esatto. Ma anche il naso direi che rispecchia sì, le caratteristiche, con una discreta speziatura, un gran bel frutto, quali more, lamponi. Un bel frutto rosso. Sì, 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 un bel frutto rosso, molto, sì, molto, molto persistente. Persistente al naso e direi anche intenso. Molto intenso, esatto. Meraviglioso, dal naso ti presenta bene. In bocca, beh, l'entrata è molto morbida, sì, molto polposa. Con un bel tannino, però, un bel tannino, che sì, bilancia molto questa morbidezza, gli dà molta scorrevolezza, sì, molta bevibilità in bocca, molta bevibilità, sì, in bocca. E fa pensare anche che questo è un vino che può andare avanti nel tempo, sì, direi, sì, ancora, sì, ancora un po'. Benissimo. Giustamente. Sì. E gli abbinamenti di questo vino? Ma io direi con dei formaggi di media stagionatura, sì, dei primi con del ragù o comunque dei, sì, primi molto saporiti. Un po' di carne, vero? Anche della carne bianca, sì, direi proprio che sono gli abbinamenti. Allora, amici di Vino, grazie. Montepulciano d'Abruzzo Buccicatino. E cin, alla salute!